Civil Week 2024, ci troviamo nel quartiere di Villa Pizzone in cui faremo una passeggiata fra le varie associazioni, negozi e scopriremo i vari artigiani del quartiere e che ci mostreranno e ci faranno capire quanto la Costituzione sia ancora presente in tutte queste realtà e nella quotidianità di queste realtà. Ci troviamo in compagnia della designer Nicoletta Fasani. Ciao, buongiorno a tutti. Ti chiedo, Nicoletta, cosa è stato organizzato all'interno del tuo atelier poco fa? Allora, abbiamo pensato insieme alla compagnia Campo Verde Ottolini di leggere in ogni bottega del quartiere un articolo della Costituzione che in qualche modo ha a che fare con l'attività che ognuno di noi svolge. Io appunto creo abiti, quindi l'articolo che ho scelto è l'articolo 45, che nell'ultimo paragrafo parla proprio della tutela e dello sviluppo dell'artigianato. E quindi siamo partiti da questo articolo che è stato letto ed è stato associato a questo articolo la lettura della fiaba di Pinocchio, che appunto è artigianato per eccellenza, e quindi è stata un'occasione molto bella, ed è tuttora perché è in corso, di riscoprire anche un testo che è bellissimo, che la nostra Costituzione è veramente un testo super, quindi è stata veramente un'iniziativa interessante. Che vedeva coinvolti tante persone del quartiere, visto che hanno assistito a questa rappresentazione. Sì, Villa Pizzone è un quartiere a nord di Milano, dietro a Bovisa, e queste botteghe sono nate non da tanto, da più o meno poco prima della pandemia, e quindi sono attività, botteghe artigiane, ma anche una libreria, una quasi locanda dove si può sostare e mangiare, ma c'è anche un liutaio, c'è un pittore, quindi saranno 70 metri di via, ci sono 5-6 botteghe che caratterizzano sempre di più questo territorio, che comunque è caratterizzato già da sempre da un forte associazionismo e una rete dal basso che in queste occasioni si fa sentire, diciamo. Noi vi ringraziamo tantissimo per il lavoro, per la coesione che c'è fra queste attività differenti. Sì, aggiungo una cosa, che la Civil Week è sempre un'occasione anche per far vedere e per mostrare come avere un negozio, avere una bottega non vuol dire solo fare profit, anzi la maggior parte delle volte un negozio e una bottega ha una funzione sociale, una funzione di presenza sul quartiere, per cui passare in questa via e vedere le clair alzate e clair dove dentro c'è un contenuto è assolutamente un valore per la città ed è un valore che ci costruiamo, diciamo, con la nostra volontà e il nostro lavoro, quindi secondo me è anche un modo per dare valore a un'attività commerciale che però ha una ricaduta sociale sul territorio. Nicoletta, noi ti ringraziamo tantissimo, sbirciamo al volo il tuo atelier. Prego. Eccoci qua. Questa è la parte più di vendita, più di negozio. Invece da questa parte c'è la parte più di bottega che potete intravedere, è molto meno ordinata della parte vendita, ma come diceva qualcuno, dal caos nasce l'ordine, quindi siamo. E rispecchia la tua personalità? Ti rispecchia? Sì, abbastanza, okay. Dai. Sì. Grazie mille per questa intervista e auguriamo a tutti una buona Civil Week. Esatto, ciao, grazie a voi.